Buongiorno, dopo le due settimane di pausa natalizia, eccoci con un nuovo video. Sono a Santa Caterina Valfurva, in questo momento sono sul Passo Gavia, sulla strada che porta al Passo Gavia, quella che solitamente si va in macchina o in bici in estate, e oggi andremo ad esplorare un po' appunto la valle del Gavia, in cui non sono mai stato in inverno. E quindi niente, poi l'idea è quella di andare alla cima Gavia lì sopra, però vediamo, sono in giro da solo, vediamo com'è la traccia, se c'è, non c'è, quindi staremo a vedere. Temperatura freschina, la macchina segnava meno 12. Apriamo parte qua in mezzo al bosco, un po' ghiacciata, un po' segnata, ma si sale. Avevo proprio bisogno del silenzio e della solitudine dello sciarpinismo. Dopo due uscite in pista per insegnare ad Asia un po' a sciare, o perlomeno migliorare, per migliorare, ne avevo proprio bisogno di questo, perché è diverso, sì, a me piace sciare, ma fare sciarpinismo entri in contatto veramente con la natura, con la montagna, e la discesa, che è la parte diciamo più entusiasmante, te la devi sudare e guadagnare con la salita, e ciò rende lo sciarpinismo uno sport fantastico. Niente, per l'arte dell'esplorazione sono andato un po' a infognare, e vabbè, tutta scuola. Sì, vabbè, ma che meraviglia. Ho fatto bene a infognarmi. Dovrei andare dentro di là, ma non si riesce, quindi scendo un pezzettino, poi risalgo dalla strada che devo fare già dall'inizio. E vabbè. Ed eccoci tornati su quello che potrebbe essere un sentiero estivo. È tanta roba. E proprio qui noi abbandoniamo la strada del Gavia, che si inoltra ancora, e andiamo su questo bel valloncello. Due persone là davanti con un cane, bellissimo, bellissimo, neve, sembra ottima.
Wow! Impianti di Santa Caterina, Tresero, San Matteo, la Valle del Gavia. Dietro qua c'è la Cima Gavia. In teoria voglio andare su di là, ma c'è poca neve, sono da solo, è un po' brutta, quindi accontentiamoci di questa cimettina scialpinistica. Adesso scendiamo. Là le due persone che avevo davanti sono fermate al colletto sotto e sono giusto di qua. Pronto per la discesa. Ci mangio, sembra un po' crostosa, però vabbè. Invece no. Sì, qua sì. Siesta. Spettacolo. Sta sciogliendo la neve. Ed eccoci sulla strada del Gavia. Normalmente si fa o in macchina, o in bici, o in moto, o in camper nella stagione invernale, o a piedi, o con le ciascole, o con gli sci, il metodo più veloce. Mucche, curva pericolosa. Ed eccoci tornati al parco macchine, parcheggio. Tac, tac, saltino. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla macchina senza spaccare tutto. Oh.
Ed eccola lì la Suzukina! Con le armi tolte. Spero possa esservi piaciuto questo giro. Magari sciisticamente non è eccezionale, a parte la parte alta. Non sarà il discesone con le belle curve. Però anche semplicemente farla a piedi, con le ciaspole, con gli sci, arrivare solo al Passo Gavia, fare un bel giro lì, vale il costo del biglietto. Che biglietto non ce n'è, vale il costo della benzina. Niente, spero possiate prenderlo come spunto. Mi piace condividere, far vedere dove vado, far vedere i posti, proporre. Non sono geloso, tegnoso delle mie gite. Quindi niente, questa è stata la gita di oggi. Ci vedremo presto per la prossima, sperando arrivi un po' di neve anche in Bassa Valtellina, così non dobbiamo farci le macchinate arrivare su fino in Alta Valtellina. E vi saluto, buon cammino, ciao, alla prossima!